Durante un servizio di controllo del territorio, la Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto l'ennesimo caso di smaltimento illecito di rifiuti. Nel mirino dei finanzieri, stavolta una nota società di produzione di calcestruzzo di Battipaglia, al confine con il territorio del comune di Pontecagnano. L'attenzione delle fiamme gialle della prima compagnia era stata attirata dalla presenza di sedimi fangosi che affioravano dalle acque del fiume Tusciano, il quale sfocia nel Golfo di Salerno, dopo aver attraversato l'area naturale protetta del Parco regionale dei Monti Picentini. Nel ripercorrere le tracce di quei sedimenti, i militari sono giunti a ridosso della sede dell'impianto di betonaggio dell'impresa, con una superficie di oltre 12.000 metri quadri, tutti ricadenti nella zona di interesse paesaggistico. Nel corso della successiva ispezione è emersa l'esistenza di una vera e propria discarica a cielo aperto. Scarti merceologici più disparati, ma anche rifiuti speciali, tra cui rocce di scavo, inerti di origine edilizia, placche di cemento, residui di manto stradale, materiali ferrosi e parti di macchinari arrugginiti, depositati in modo incontrollato sul suolo ad appena 10 metri dall'alveo del fiume. Al monte dell'impianto sorgeva una vasta area di circa 3.000 metri quadri che era destinata alla produzione del cemento. Attraverso l'immissione del granulato nel vagliatore era stata adibita a rimessa di diversi materiali e in quel momento era quasi interamente occupata da breccia e sabbia. Se a ciò si aggiunge l'assenza di un sistema di regimentazione delle acque del piazzale sul quale venivano sistematicamente ammassati i rifiuti e avevano luogo le operazioni di carico e scarico degli inerti, si deduce facilmente la portata del danno generato. Seguendo la naturale pendenza del terreno, infatti, i reflui raggiungevano il vicino argine, trascinando fanghi, sedimenti e polveri che, a causa del mancato funzionamento del macchinario per l'irrigazione a pioggia, erano soggette a volatilità e dispersione. Nel corso del controllo, l'imprenditore non è stato ovviamente in grado di esibire alcuna abilitazione all'esercizio della propria attività. L'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 26.000 euro sono le sanzioni penali per le gravi violazioni alla normativa in materia ambientale.